Ciao a tutti da Mario Carbone e benvenuti a questa nuova lezione della Borca del Soldato. Oggi vedremo la terza parte, quindi la parte C. Questa è, ricordo, una tarantella di Gabriele Di Pietro. È così. Stessa cosa, inutile che la ripeto nuovamente, perché questo video ha, insomma, lo scopo didattico, non di esecuzione. Ecco qua, la parte C inizia qui, ovviamente tutto in diretta. Ecco qua, in parte C, in chiusura, quinta posizione, 4-3-4-3-4-3, è questa. Poi rigo successivo, terzo rigo, 3-2, quindi è questo. Mettiamo un metronomo, ci aiuta a 50, così. Quindi 4 e 3 per 3 volte, così. Ancora. Fatelo per 10 minuti, poi 3, 2 cerchiato staccato e 4 e 3, così. Ancora questo. E fate questo, ecco qua. A chiudere queste tre note, queste tre, queste due staccate per 10 minuti, bentornati. Poi scendete in sesta posizione, aggiungete 4 e 3, due pulsazioni. Non appena sentite la seconda pulsazione, lasciate, perché in levare poi ci sarà altro. E così. Non appena sentite il secondo battito, lasciate, perché in levare ci sarà altro. Ancora questo, così. Chiaro? Beh, fate questo per un giorno magari, a tempo preciso. Andiamo avanti, ora abbiamo 4 e 3, 5 e 2 cerchiato, papà, poi 5 e 2 cerchiato e 4 e 3. Così, ascoltate. Così, 4 e 3, 5 e 2 cerchiato, così. Poi il contrario, 5 e 2 cerchiato con 4 e 3. Quindi facciamo questo, papà, poi il contrario. Papà, fate questo per... Insomma, ecco qua, 4 e 3 e 5, 4 e 3 e 5 e 2, col contrario, fate questo, 4 e 3, 5 e 2 per 10 minuti e poi il contrario, 5 e 2, 4 e 3. E poi li collegate e sarà così, inizia a levare, quindi un, ancora questo, quindi un, bene. Fate questo per un'oretta, poi andiamo avanti, 4 e 3 in levare e 3 e 2 in chiusura, così. 3 e 2 in chiusura, subito, veloce, due pulsazioni, così. Le lasciamo subito, perché è una e mezza. E poi colleghiamo tutto, è così. Fatto questo, cioè tutto, diciamo, questa frase ultima, che è da qui, pa 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 pa, un, due, subito lasciate e poi ci sarà il resto, chiaro? Ok, e poi collegate tutta questa parte C, che sarà così, pausa, e stop, lo ripetete ore e ore, fin quando esce. Ok, arrivati qua, andiamo avanti, abbiamo il 4, 4, 2, 3, poi 3, 2 cerchiato, 3 in quarta posizione. Ed è così. Un, in levare, un. Il 4 in apertura, così. Un, il 4, poi 4, nuovamente 2 cerchiato e 3. Facciamo solo questo, un. Fate solo questo che ho fatto ora, quindi 1, il 4, 4, 2 cerchiato, 3. Fate questo per 10 minuti, va bene? Bene, ben fatto. Quindi così, un pa, ci siamo persi qua, un pa, poi 4, 2 cerchiato, 3. Andiamo avanti, 3, poi salite di una posizione, 2 cerchiato, 3. Il 4 in apertura. Lasciate perdere le notine piccole. Quindi è così.
Dopo aver fatto un nuovamente il 3, in quarta posizione il 2 cerchiato, il 3, il 4 in apertura. E quindi è così il tutto, questo. Quindi 3, 2 cerchiato in quarta posizione, il 3, il 4 in apertura. Quindi chiudete, aprite, fate questo per 10 minuti. Bentornati e collegate tutta questa frase dall'ultima nota del terzo rigo. Quindi è così, rilevare un. Ancora questo. Ancora ripetetelo tantissimo. Bene. Ecco qua, e ripetete tutta questa parte ora, di qua andando avanti. Bene, andiamo avanti ora. Qui è un ribattuto ta 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 Napoli. Vediamo qua. Un ribattuto è questo. Stesso tasto, 3, 2, 3, Napoli, poi 3, 2, cerchiato, 4. Quindi è questo. 3, 2, 3, quindi poi 3, 2, cerchiato, 4, così. Ancora questo. Napoli, poi nuovamente 3, 2, cerchiato, 4. Aggiungiamo 2, cerchiato, 3, così. E chiudiamo col 3. E così, ascoltate. Napoli. Chiaro? Avete fatto questa frase che vi mostro di qua, da questa V a questa V. Quindi ta 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 Napoli, pa pa pa, queste due staccate. Mettiamo un puntino rosso. Ecco qua la matita, tutto in diretta ovviamente, come sempre. Ecco qua. Ta 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 Napoli, pa pa qui. Ripetiamo nuovamente questo, così in apertura. Ora diciamo che è bello finito, insomma, questa parte. Perché andando avanti, se avete ripetuto benissimo questo che vi ho detto di qua fino a qua, è la stessa cosa. Questo è uguale a questo. Questo è uguale a questo. Prosegue ancora fino a qua uguale. Ta 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 ta, ancora uguale, pa, la stessa scala, pa, pa, ra, pa, ra, pa. Cambia solo qui, vedete, non fa il 4 qui in apertura, ma fa il 5 e 2 sotto, sesta posizione. Vediamo qua, e fa così. Un secondo, qua c'è solo da sistemare una cosa, un terzo dito, ecco qua. Quindi questo da qui, vedete. Pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa. Qua faceva questo, qua invece 5-2, sesta posizione, così, quindi. Quindi qua due pulsazioni dobbiamo sentire. Però vi mostro ora la partitura didattica, sapete perché? È un po' difficile come è scritta questa, per chi inizia. È così. La partitura didattica è questa qui. Quindi 5, 2, 1, 2 e poi il 4 elevare, 4 e poi 2, 4, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 4, 2, 3, 2 cerchiato, 3, 2 in chiusura. Chiaro? E questo, semplicissimo. 2. Semplicissimo, 5, 2 cerchiato, 2 pulsazioni. Avete scritto qua, trovate già scritto il tutto, eh? 5 e 2, 1, 2 e 4, ma Napoli, Napoli, il 2 in chiusura. Poi si fanno queste note, insomma, e si ripete nuovamente questa partitura. Diciamo che l'avete ripetuta tantissimo, dopo mesi ritorna, o qualche settimana su questa partitura. Aggiungiamo gli abbellimenti. Quindi l'avete già capita tutta per bene. Qui si può mettere un abbellimento che è così. Tolgo il metronomo che fa. Questo invece di fare sul 4 fate 3, 2 cerchiato 4. Questo. Quindi 3, 2 cerchiato 4. Questo, eh? E poi. In apertura invece di fare sul 4 fate 2 cerchiato il 4, un'acciaccatura singola. Poi. Qua fate invece una terzina. Fate questo, eh? Metto T sopra, interpretatela come terzina.
due cerchiato 4, due cerchiato 3 e chiudete col 3. Ovviamente non fatela subito, non ci capirete proprio, farete solo confusione, quindi e andando avanti poi è la stessa cosa, chiaro? Cambia solo che ci sta una terzina alla fine, invece di mettere solo il 4 nel levare, ci sono queste tre note. Qua un'altra terzina ancora. Quindi è un po' interpretata come terzina questa. È così praticamente. Quindi la prima terzina è 4-5-4. Poi 2-4. Una terzina sul 2 cerchiato, 2 4 2 cerchiato, 4 2. Poi così. Metto un metronomo lentissimo, però veloce come pulsazione, nel senso ogni battito è una croma, sarà così. Ancora più lento, è meglio. Una terzina Napoli. Chiaro? E quindi è questo, una terzina sul 4, 4, 5, 4, poi 2 cerchiato, 4, una terzina, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, salite, 2 cerchiato, 3, quindi e va bene. E questa è la parte con gli abbellimenti finale, qua così. Fate queste note ta 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 e vi ricollegate nuovamente, ripetete questa parte. Poi che dovete fare? Fate, saltate, insomma. Questo pezzo blu fate questo, insomma ripetete il 2 qui e ripetete nuovamente da capo tutta la parte. E per finirla, che succede? Dovete fare, ecco qua, arrivati qua, vedete, qui dovete andare, diciamo dall'inizio, come ho detto prima, e prendo ora la parte dall'inizio, eccola qui. Sì, la ripetete tutta e quando arrivate qui, vedete, dove c'è questo simboletto, dopo averla ripetuta, parapa, fate il finale. Pa, 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 parapa, pa. Penso che già orecchio avete capito di che si tratta. È semplice. E questo, quindi questo, dopo la terzina, alternate. Poi due cerchiato, 4, 5, chiudete col 4 e il solito finale. Quindi per la partitura semplice è sempre la stessa cosa, eh? Quindi dopo il simboletto scendete sotto, senza fare quella terzina, fate qui, vabbè, sfuggito un po', quindi va bene, sempre in diretta come tutto, quindi il 4 elevare, ta ta ta, è sfuggito l'evidenziatore fino a qua, quindi ta 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 ta, è semplice, sarà così, fate il 5 e 2. Chiarissimo, va bene? Penso che sia abbastanza semplice. Bene, ripetete il ritornello, ve l'ho spiegato. Beh, poi ovviamente insomma, ci vorrà un po' di tempo, un po' di con calma si riesce a fare. Bene, condividete questo video se vi è piaciuto, quindi se avete qualche difficoltà nei commenti me lo scrivete. Condividete per farmi capire che siete interessati a altri video, se vedete che c'è poco interesse è inutile fare altri video, faccio altro. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!